Sono contento del mio primo gol con questa maglia quest'anno. Sono sincero, un po' lo aspettavo, però non è che vivo del gol, soprattutto preferivo aiutare i compagni con le mie prestazioni, con le mie giocate, così metto sempre a disposizione della squadra, quindi era quello l'importante. Poi il gol, vabbè, un'emozione unica e sono contento che è avvenuto stasera con anche la vittoria. Tra l'altro anche un bel gol che ti sei conquistato, sudato, con un'azione tutta personale. Sì, è una mia caratteristica comunque non mollare mai, recuperare il pallone, cercare di aiutare la squadra. È stata un'azione comunque voluta e è andata bene. Senti, qualche settimana fa proprio qua parlavamo di un Pisa che ancora si doveva guardare alle spalle. Adesso l'obiettivo salvezza è raggiunto, si va venerdì a Frosinone e siamo in corsa per i playoff. Sì, beh, lo sappiamo tutti che il nostro primo obiettivo era la salvezza, poi quando l'abbiamo raggiunta volevamo stupire, volevamo sognare, anche perché sinceramente siamo un grandissimo gruppo, come ho sempre detto, e secondo me ci meritiamo questa classifica qua. Venerdì ci aspetterà sicuramente una battaglia importante e adesso che sei lì comunque ci crediamo. Senti, tutti i suoi compagni, lo stesso mister, nelle ultime settimane evidenziano questa unità di intenti del gruppo, dello staff, di tutte le persone intorno a voi. C'è davvero un'aria particolare all'interno del gruppo? Sì, vabbè, io sono arrivato quest'anno e subito sono stato accolto benissimo da tutti i componenti della squadra, quindi sono contento e vabbè, i risultati aiutano comunque a creare un ambiente sereno che qua c'è sicuramente, però come ben detto siamo dei ragazzi tutti che con un unico obiettivo, tutti che veramente ci aiutiamo a vicenda. E quindi ci meritiamo tutto questo. Senti, l'ultima domanda è sul pre-partita. Quanto è stato emozionante l'arrivo allo stadio con tutta quella gente che vi ha ascoltato fino alla fine? Beh, è stata un'emozione particolare perché comunque in questo periodo dove comunque gli stadi sono chiusi, qua la gente si è fatta sempre sentire, è sempre stata importante per noi. Dispiace che non siano comunque allo stadio, ma comunque sappiamo che ci sono vicini in tutti i modi. E oggi, vabbè, è stata una giornata particolare perché c'erano tantissime persone comunque a sostenerci e questa vittoria comunque è anche un po' per loro.